Scusate, ho perso il chat. Ciao amiche e amici dell'Asciugona, come ve la passate? Io non c'è male, grazie per l'interessamento. No, no, seduti, seduti, grazie. Allora, io oggi sono in vena di riflessioni importantissime e pesanti, pesanti, con cui probabilmente mi scaverò la fossa social, ma non importa, non me ne frega niente perché come Giovanna d'Arco sarò morta battendomi per quello in cui credo. In particolare, oggi voglio parlare di noi mamme e di che cosa significa essere una mamma oggi. Ogni volta che si parla di una mamma, il clima, ragazzi, si appesantisce come un'incudine di ghisa sul mignolino del piede. La categoria delle mamme è diventata una casta intoccabile e inattaccabile ed obiettivamente non è difficile capire perché. La maternità è un'avventura, un'esperienza totalizzante, avvolgente e complessa come veramente poche altre cose forse nella vita. Una mamma, quando lo diventa, cambia per sempre, che lei lo voglia o meno, perché oltre ad addossarsi tutte le responsabilità del caso, i pregiudizi, le aspettative degli altri, oltre al carico mentale, oltre alla sua volontà, oltre ai suoi bisogni, oltre ai suoi sentimenti, è portata per natura e guidata dal naturale amore verso suo figlio a tenere conto anche di tutte le sue volontà, i suoi bisogni, i suoi sentimenti. E questo non è facilmente compatibile con la vita di prima. Sì, quella vita in cui all'improvviso prendevi e uscivi a farti un paio di gin tonic con le amiche e tornavi alle 4 di notte senza una scarpa e con un cobra tatuato sulla chiappa. Oggi essere mamma significa dover difendere la propria maternità e la propria persona dalla shitstorm quotidiana, per strada, su WhatsApp, sul lavoro. Oggi alcune mamme lavorano, altre ci provano, altre vorrebbero farlo ma non possono. Oggi le mamme accettano di accudire i propri figli da sole per mesi, forse anni, mentre i loro compagni o mariti si fanno il mazzo in ufficio fino a tarda notte, perché è così che funzionano le cose. Le mamme stanno a casa e i papà lavorano. Mai il contrario. Il contrario non è mai esistito, perché loro sono state programmate per questo, perché da piccole hanno giocato con le bambole e con la cucinetta giocattolo. Oggi le mamme sono noiose perché parlano solo di cose da mamma. Quelle che su Instagram postano le foto dei loro figli e raccontano della loro vita quotidiana insieme a loro, oh, che palle, sembra che abbiano partorito solo loro. Oggi le mamme non sono sexy, o di certo molto poco appetibili nei confronti di chi le guarda con secondi fini. E non possono neanche sentirsi attraenti perché sono mamme. Le mamme hanno già dato, le loro carte sono già state giocate. Postare una foto sui social in lingerie significa decretare automaticamente il fallimento di tutti i tuoi buoni propositi di madre. Oggi le mamme si tuffano a capofitto e annegano insieme nel loro essere madri, perché è il loro unico modo di stare al mondo dopo un figlio. Perché è quello che ci si aspetta da loro e quello verso cui vengono spinte. È per questo che oggi, quando si parla di una mamma, il clima diventa spesso pesante, di certo rispettoso e a tratti anche molto teso, per questi motivi che ho appena elencato e per mille e mille altri ancora. Tutte le madri, guidate dalle spinte più diverse, dalle motivazioni più disparate, cercano di essere la versione migliore di loro stesse e spesso si sentono sole, perché temono di essere le uniche a dover far fronte a certe situazioni, a certi sentimenti, a certi umori. Ma adesso, posso dirvi la mia, care asciugone? Se c'è una cosa che ci salverà sempre, è sapere che anche nel dramma più totale non siamo le sole. Nel bene e nel male, là fuori, ci sono fiumi e fiumi e valanghe di altre mamme che lottano le stesse battaglie che state lottando voi, che soffrono per gli stessi motivi, ma soprattutto che ridono delle stesse cose. E se c'è una cosa di cui io sono fermamente convinta e certa, è che l'ironia ci salverà sempre. Sdrammatizzare è l'arma più potente che possediamo e prenderci poco sul serio è l'antidoto perfetto anche per il gravidramma più pesante che possa esistere. E io credo che di questa medicina ce ne sia veramente tanto, ma tanto bisogno. Ridiamo di noi, mamme, ridiamo insieme e diciamocela tutta. Noi ce la mettiamo tutta, siamo anche molto tenere, ma la perfezione proprio non ci appartiene. Anche se ci sono certi contesti in cui ci piace far finta che sia tutto perfetto, sia tutta una favola, e in cui ci piace giocare alla mamma. Per fare un parallelismo con il mondo maschile, ci piace un po' giocare a chi ce l'ha più lungo. Il pelo lì sotto, intendo. Tipo sulle chat di WhatsApp.
perché non ditemi che non siete mai state risucchiate da una chat di WhatsApp fra mamme. Le chat di WhatsApp si applicano perfettamente a tutte le situazioni del quotidiano, dal corso preparto, che tutte abbiamo fatto, ma poi la chat del nido, la chat del parco, la chat della ludoteca, la chat della chat e così via. In ogni luogo della città si nasconde una mamma pronta ad includerti in un nuovo gruppo di WhatsApp. Ogni mattina quando sorge il sole, una mamma si sveglia e vuole includerti in una chat di WhatsApp. Ogni mattina quando sorge il sole, un altro tipo di mamma si sveglia con il terrore di essere inclusa in una chat di WhatsApp. E quando sorge il sole, non importa che mamma sei, spegni il cellulare. Su queste chat siamo tutte molto brave a tirarcela un pochettino. Anche una mamma pippa come me su una chat di WhatsApp tira fuori il peggio di se stessa pur di sembrare perfetta e una mamma brava. Ciao mamme, oggi Ludovica al parchetto si è mangiata un pugno di sabbia. Ho paura che possa stare male di stomaco, a voi è capitato? Dovrei chiamare il pediatra? Ciao! No, a me non è mai capitato, ma vedrai che non è nulla, cioè per quanto può essere grande un pugnetto di Ludovica? Guarda, l'ultima volta che gliel'ho misurato era sui 6 cm di diametro. Urca, se conti la capienza di un centimetro cubico di mano è di 3 grammi di sabbia circa. Moltiplicalo per la circonferenza della manina di Ludovica e sottrae la lunghezza del pollice, vedrai che non è proprio irrisoria, è la quantità di sabbia. Io un salto al pronto soccorso lo farei. Ciao ragazze, ma la sabbia è proteina? Perché al limite stasera le dai solo verdure e via. Io farei così. Forse legume. Vabbè, fa le pastine in bianco e poi controlla il pannolino. Se fa la cacca a forma di castello di sabbia, sei a posto. Ma usciamo da WhatsApp, abbandoniamo il virtuale e partiamo per un safari tortuoso sul campo da gioco vero e proprio, il parchetto. Al parchetto sono tantissime le mamme che puoi trovare e in cui ti puoi identificare. Ad esempio, le mamme drama. Le mamme drama sono quelle che al parchetto si accasciano su una panchina sfinite, mentre i loro bimbi poco più in là toccano piccioni morti e ingeriscono mozziconi di sigaretta. Le mamme drama sono famose per non riuscire a trovare mai, ma proprio mai, ma mai, mai, ma neanche se le paghi, un aspetto positivo della maternità. Un po' come me. Scherzo. Il loro figlio è assolutamente il peggiore. Nessun complimento, nessun merito, nessuna soddisfazione. Mai. Una zavorra a tutti gli effetti. E mentre i figli delle altre mamme eccellono tutti quanti nelle loro piccole competenze, il loro è l'unico che non dorme mai, non mangia mai, non gattona ancora, non è capace di camminare, non parla, urla o sta sempre zitto, non ride, non sa giocare, non fa la cacca. Insomma, un soprammobile. Che c'è chi pagherebbe per avere un figlio soprammobile, ma invece loro no. Lo vorrebbero un po' più attivo, ma se ce l'avessero più attivo si lamenterebbero perché vorrebbero un figlio soprammobile. Su quella panchina lì al parchetto, fra le mamme drama si innesca una gara competitivissima fra chi è la più stanca e quella che ha la sfortuna più grande con il proprio figlio. È una gara agguerrita, ma alla fine la vincitrice si aggiudica un giro a pronto soccorso per figlio con intossicazione alimentare da parchetto. Yeah! Morale della favola, se perdessimo tutti e meno tempo a lamentarci dei nostri figli e lo impiegassimo per goderceli, i nostri bimbi mangerebbero meno piccioni morti. Ma lasciamo le mamme drama sulle panchine e spostiamoci più verso il centro del parchetto, dove ci sono le altalene, perché è lì che si appostano le mamme che non si vogliono perdere niente, le mamme ultra. Le mamme ultra sono l'antitesi delle mamme drama, perché se alle mamme drama va sempre tutto male, alle mamme ultra va sempre tutto da Dio. Sono fan della gravidanza e della maternità, di cui sanno vita, morte e miracoli, perché hanno seguito tutti i corsi possibili e immaginabili a riguardo e quindi sono preparatissime e organizzatissime con i loro bambini. Inutile dire che di bambini ne hanno tantissimi. Amano fare gruppo accanto all'altalene, tutto questo ovviamente dopo aver disposto i zaini dei loro bimbi in ordine cromatico per terra a fianco alle panchine. E ovviamente dopo avergli dato una merenda a base di muffin nutritivi di carrube, alga spirulina, broccoli, avena e rapa rossa ricoperti di ganache di omega 3. Solo i bimbi delle mamme ultra mangiano volentieri questo tipo di cose. E mentre i loro figli poco più là giocano e si rincorrono, loro amano confrontarsi sui rispettivi successi di madre. Le conversazioni delle mamme ultra hanno dell'incredibile. Sapete, ieri Filippo, un anno, ha mangiato tutto da solo con la forchetta. Ah, wow, che bravo, incredibile. Allora, già che ci siamo, vi racconto che Sveva, 8 mesi, l'altro giorno è riuscita a finire il suo primo vassoietto di uramaki, cotto, con le bacchette, pure la soia. Ma dai, ma è un genio, grande Sveva. Davvero? Ma pensa che Ivan, 5 mesi, gli uramaki se li rola da solo.
Dovete vederlo, tenero, mentre scola il riso da solo. E non vuole essere aiutato, eh? No, vabbè, ma è formidabile. Devo troppo provarci anch'io con Mattia. Ma Cecilia la farebbe anche questa cosa del sushi. Ma abbiamo un problema. Dorme sempre, ogni ora, anche di giorno. Abbiamo paura di avere una figlia narcolettica. Una volta ha dormito per 2 giorni di fila. Allora noi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo lasciata nella culla e siamo partiti per un weekend a Courmayeur. Tac! Quando poi finiscono di confrontarsi, richiamano i loro bambini all'ordine con un flauto e corrono a casa giusto in tempo per il corso sulle ultime frontiere dell'autosvezzamento delle 18. Ma se ci spostiamo dal centro del parchetto e usciamo, andiamo proprio verso fuori, troviamo ancora un altro tipo di mamma. Un tipo di mamma che non ha bisogno di stare lì a controllare. La navigata. La navigata è quella che ci è passata già, prima di tutte le altre mamme. Quindi stiamo parlando di mamme che hanno ovviamente dall'un figlio in su. Forse hanno anche meno figli rispetto a una mamma ultra media, ma è proprio l'attitudine quella che cambia, eh. L'ultra è super motivata e desiderosa di migliorarsi ogni volta, figlio dopo figlio. La mamma navigata invece ha attivato la modalità survivor, basta uscirne vivi. Lei è provata, ma da brava donna di esperienza è tranquilla, niente la turba. Tutto si risolve molto facilmente, con il minimo dello sforzo e il minimo della resa. Ad esempio, l'altro giorno al parchetto ne ho vista una che dava da mangiare a suo figlio un panino con l'erba. Le navigate, infatti, generalmente vanno al parchetto senza la merenda, perché tanto sanno che qualcosa per terra sempre si trova. O come me, che lascio che Teo elemosini i cracker dagli altri bimbi. Le navigate hanno anche capito che è impossibile impedire al proprio figlio di mettersi le mani in bocca dopo aver toccato qualsiasi schifezza per terra. Infatti, hanno fatto del "sono tutti anticorpi" il loro motto. Potrei andare avanti per ore elencando le tipologie di mamme super divertenti, ma queste diciamo che sono le principali tipologie di mamme che convivono dentro me stessa. Però accetto da voi anche altri suggerimenti e altre versioni di mamme. Vi aspetto qua sotto nei commenti e sono molto curiosa. E sperando di non aver urtato la sensibilità di nessuno, vi dico anche che so per certo che chi ascolta l'asciugona è dotato di grandissima autoironia. Possiamo essere delle supereroine anche ridendo di noi stesse, mamme. Anzi, forse quello è l'unico vero grande ingrediente che ci manca per essere veramente indistruttibili. Vi voglio bene, asciugone mie adorate, e vi do l'appuntamento alla settimana prossima con l'ultimo episodio dell'asciugona. Ciao!